Allora, buongiorno amici di Ciocomo, ben ritrovati. Siamo in diretta in questo momento da Garzola, via Pagani di Garzola, e quello che vi facciamo vedere è un intervento particolarmente complesso dei vigili del fuoco, quelli di Como ma anche quelli di Milano e i colleghi di Sondrio, con un escavatore che, come vedete, stanno scendendo in maniera non facile, utilizzando anche delle gomme per cercare di, appunto, fermare l'escavatore. È un intervento, ripeto, di una complessità importante, visto che la strada è stretta e l'escavatore, come vedete, sta cercando di avanzare non facilmente in discesa in questa strada stretta. Perché? Perché qui nei giorni scorsi, come vedete, un'auto è finita nel dirupo, nel burrone, durante una manovra. Tra l'altro, ci sono questi ragazzi, c'era proprio la ragazza alla guida dell'auto, quindi per fortuna, ecco, possiamo dire, non è successo nulla di grave. La macchina però, come vedete, ha subito dei danni decisamente molto molto seri. È finita praticamente in questo burrone, qui nel giardino di questa casa. Siamo a Garzola, ripeto, frazione di Como, via Pagani. Vedete, i vigili del fuoco ci stanno arrivando con grossa difficoltà con questo escavatore, per poi poter recuperare il mezzo che, come vedete, è finito qua nel giardino. Non è successo già nei giorni scorsi. La ragazza è questa qui che vedete davanti a noi, è una ragazza cinese, spavento, è stata portata in ospedale, però, come vedete, è riuscita ad uscire dalla vettura. Buongiorno Isa, Cristina, buongiorno, grandi pompieri, certo, ciao anche a Lucia, pompieri che stanno facendo, ripeto, un intervento notevole, di grossa complessità. Poi ovviamente li lasciamo lavorare perché ci spostiamo e lasciamo il campo di azione libero a loro, però volevo farvi vedere anche questo, appunto, intervento molto molto particolare. Guardate, vedete, loro vengono avanti, lo stanno facendo con questo escavatore, usando questi vecchi pneumatici, e quindi, vedete, con questi pneumatici vecchi, ovviamente, cercano di avanzare per fermare, ovviamente, l'avanzata di un escavatore grosso, importante, pesante, ovviamente. Vedete, ecco come avviene il loro avanzamento. Stanno per arrivare praticamente qui sul posto, e poi, quando saranno qui, come vedete, la macchina è già stata imbragata, quindi ci sarà la possibilità, quindi, di recuperarla, quello che stanno facendo, appunto, i vigili del fuoco. Adesso ci dobbiamo spostare, ovviamente, per lasciare il campo d'azione libero, perché la strada, come vedete, è strettissima in questo momento. Siamo qui a Garzola e vedete, appunto, mi metto da parte così lasciamo passare l'escavatore, appunto, dei pompieri. Buongiorno Gabriella, buongiorno Marinella, buongiorno. Vedete, ecco, un intervento particolarmente complesso perché il conducente non si è ferita, Paola, e quella ragazza che vediamo qua davanti a noi, sta bene, come vedete, assolutamente, non ha avuto problemi, per fortuna. È andata decisamente bene alla ragazza, meno male davvero. Sì, certo, ci spostiamo ovviamente per permettere, come vedete, ai vigili del fuoco di procedere. È un intervento veramente complesso per la difficoltà della strada, come potete vedere. E poi adesso, quando arriveranno qua, cercheranno di recuperare il mezzo che è finito proprio giù nel giardino di questa casa. È successo nei giorni scorsi. Adesso ormai l'intervento è quasi completato, almeno nella fase di preparazione, perché il mezzo è sceso fino a qui in via Pagani, strada strettissima. Siamo proprio sopra la zona dell'università qua di via Verleggio, che vedete sotto di noi. Miracolata Lucia, sicuramente sì, miracolata. Le gomme posizionate così per fermare, vedete, l'escavatore, per rallentarlo, perché altrimenti con il mezzo cingolato rischierebbe di scivolare sull'asfalto. Quindi le gomme rallentano, ecco, l'avanzata del mezzo. Marisa, fortunata, sicuramente sì, è stata fortunata la ragazza. È andata bene, una ragazza cinese, come abbiamo detto in precedenza. Grazie pompieri, come dice la nostra amica Agnese. Questo è il mezzo di Milano,
in mezzo dei vigili del fuoco di Milano, che è venuto proprio qui in questo momento per fare questo intervento di recupero davvero molto molto particolare. Vedete, la ragazza però sta bene, è quella ragazza qui davanti a noi, una ragazza cinese, è stata portata in ospedale a pronto soccorso, ma precauzionalmente, ovviamente, sta bene, quindi non è nulla di grave, a parte l'auto che, come vedete, è stata completamente distrutta. Vi faccio vedere l'ultimo momento l'auto, poi ci spostiamo e lasciamo i vigili del fuoco al lavoro. È questa qua, miracolata, come ha fatto, è scivolata, letteralmente scivolata, perso il controllo del mezzo, ha sfondato questa piccola barriera ed è finita giù nel giardino. Vedete, miracolata davvero, è il caso di dirlo. È successo durante un temporale nei giorni scorsi. Bene, direi che è davvero tutto, la ragazza è lì, la vedete, quindi sta bene, questa è la cosa più importante. I pompieri stanno concludendo la discesa qua in via Pagani, e poi recupereranno il mezzo, che, come vedete, è stato già, vedete già le gomme sono già state bloccate con delle speciali cinture, verrà recuperato. Quindi, per fortuna, grande spavento certo per la ragazza, ma per fortuna la situazione è sotto controllo. Adesso va solo recuperato il mezzo. Tra l'altro era venuta a fare anche una consegna per lavoro, dice la ragazza, per cui è stato un momento davvero di grande, grande shock. Vedete come è distrutta l'auto, praticamente da buttare completamente. È andata bene, sicuramente. Bene, questi sono i pompieri che stanno concordando lì il loro intervento, adesso però li dobbiamo davvero far lavorare, quindi ci spostiamo. Un saluto a tutti voi, grazie da Garzola, buona giornata. Qua, appoggi qua, qui la giriamo, lo mettiamo qui.